Buonasera, buon venerdì, benvenuti al telegiornale. 8 milioni di euro in 5 anni investiti presso l'ospedale Santa Maria di Borgo Valditara. Un nosocomio, ha assicurato l'assessore regionale Venturi, presente ieri a Borgo Valditara durante la seduta del comitato di distretto Valli, Taro e Ceno, che non si toccherà, che assolutamente verrà anzi potenziato. Unico dubbio permane però sul punto nascita. Il servizio. 8 milioni di euro investiti in 5 anni sull'ospedale di Borgo Taro, un segnale che questa struttura la Regione non intende chiuderla ma potenziarla, anche se però bisogna guardare al futuro e a delle forme alternative di assistenza sanitaria. Sì, l'abbiamo detto, queste sono le cifre degli ultimi 5 anni, dal 2010 al 2015, investite in questo ospedale per fare delle cose in più, non per fare delle cose in meno. Abbiamo detto che l'ospedale di Borgo Taro, così come gli altri ospedali della montagna, non sarà toccato. Abbiamo detto che gli risparmi li dobbiamo fare dai grandi ospedali, non dai piccoli. Ho ricordato che negli ultimi 10 anni a Borgo Taro le cose le abbiamo aggiunte, non tolte, tutti elementi che devono far in modo che la comunità non sia preoccupata del futuro dell'ospedale. Ho sentito parlare spesso da parte degli amministratori delle case della salute e ho molto piacere, perché la casa della salute è un'alternativa importante che si aggiunge ai servizi sanitari e che è probabilmente per i prossimi anni quella più adatta per rispondere all'invecchiamento della popolazione, alla cronicità, che è una situazione che ci accompagnerà invecchiando tutti quanti, ed è il luogo migliore perché è il luogo dove lavorano insieme medici, infermieri, psicologi, tutte le persone che ci possono dare un qualche cosa in più per conservare lo stato di salute. Delle strutture però in cui bisogna crederci, devono crederci soprattutto gli amministratori e i medici di base, è stato sottolineato. Sì, non c'è dubbio, le cose funzionano quando tutti sono convinti che sia buono il progetto. È chiaro che il medico di famiglia, non essendo un dipendente del servizio sanitario, è in una posizione particolare e si deve impegnare di più, nel senso che deve lavorare insieme ad altre persone, cosa che nel tempo non gli è mai stata chiesta perché ha sempre lavorato nel suo studio. Però il futuro è l'integrazione delle professioni e credo che questo sia assolutamente compreso da parte dei medici di famiglia così come da parte dei medici dell'ospedale. Qualche preoccupazione rimane per quello che riguarda il mantenimento del punto nascita. Sul punto nascita, da 0 a 1000 parti all'anno, la commissione nascita regionale, che è una commissione fatta da pediatri, da ostetrici, da ginecologi, da neonatologi ed anche da rianimatori, insomma da persone che per tutta la vita hanno lavorato in questo settore, sta esaminando tutti i punti nascita della regione, quindi compreso quello di Borgo Taro, e noi rispetteremo il lavoro che loro stanno facendo e quindi è evidente che da questo punto di vista noi pensiamo solo alla sicurezza di chi nasce e di chi fa nascere un bambino. Questo è quello che abbiamo deciso di fare ed è un elemento sul quale la tecnica necessariamente prevale. Penso che verranno accuratamente esaminati i temi che riguardano la sicurezza. Questo è quello che succederà. Argomentazioni quelle adotte dall'assessore Venturi che pare abbiano convinto gli amministratori della Valtaro Valceno, presenti in massa quest'oggi nella sala riunione di Palazzo Tardiani. Tutti i comuni erano infatti rappresentati. Sì, un comitato di distretto importante, molto importante. La presenza di tutti gli amministratori dei 16 comuni del territorio ha dimostrato anche all'assessore, che lo ha riconosciuto, quello che è il valore vero della struttura ospedaliera, ossia il riconoscimento che tutta la comunità delle nostre vallate, del distretto Valli Taro Ceno, attribuisce all'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. E l'assessore ci ha dato anche alcuni punti fermi importanti di rassicurazione rispetto a quella che è una programmazione
programmazione decennale che la regione vuole fare, nella quale il centro ospedaliero di Borgotaro è una di queste certezze, e quindi ci dobbiamo vedere impegnati, partendo da questo presupposto, a lavorare sulla programmazione territoriale dei servizi sanitari insieme alla conferenza provinciale e alla regione, per consolidare e far crescere ancora di più i servizi erogati ai cittadini sul nostro territorio. Le direzioni generali di azienda USL e azienda ospedaliera universitaria di Parma informano i cittadini che in occasione dello sciopero indetto dalla SLAI COBAS nella giornata del prossimo 8 di marzo si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Saranno comunque garantiti i servizi sanitari urgenti. Per un ospedale sul cui futuro abbiamo sentito possiamo stare tranquilli, ribadito anche ieri, c'è un ambulatorio invece di pediatria a Varano de' Melegari che entro 6 mesi dovrà sloggiare dalla sede che la vecchia amministrazione comunale gli aveva trovato, poiché dovrà fare posto al servizio operativo misto della protezione civile. Come potete ben intuire, ne è nata una accesa polemica. Sentiamo. Ci sono centinaia di comuni in Italia che vorrebbero avere un servizio di pediatria. Varano de' Melegari ha avuto questa fortuna nel 2010, ora rischia di perderla. Su richiesta della prefettura è nata la necessità di trovare un'adeguata struttura per insediare il centro operativo misto della protezione civile, riguardante anche le emergenze meteorologiche. Delle 4 stanze destinate a AVIS Centro Pellievi con antitumori, l'ASP dei servizi sociali e l'ambulatorio pediatrico, il sacrificio è per quest'ultimo. Si chiama Michael Ver, 50 anni, nato in Germania occidentale, arrivato a Varano de' Melegari grazie alla giunta dell'ex sindaco Bassi e l'ASL con un progetto a lungo termine. Laureato in medicina e chirurgia, è bastato un anno di Erasmus all'Università di Parma per innamorarsi della nostra città. In precedenza ha svolto la professione a Merano e Casalmaggiore. Tiene al suo lavoro, è una missione. Il 19 gennaio scorso, all'improvviso, dopo 6 anni, sono cambiate le cose. Entro 6 mesi dovrà sloggiare, manterrà comunque gli ambulatori di Bardi e Varsi. Attualmente è incomodato gratis, altrove dovrà sottostare alle leggi di mercato, ma non dovrebbe essere il problema. Non vuole fare polemiche, dice solamente ci sono modi e modi di dire e fare le cose. La stanza dove visita è piccola come i suoi pazienti, ma accogliente. La protezione civile occuperà in definitiva un alloggio non antisismico, come in pratica tutta la struttura dell'edificio comunale. Il servizio COM potrebbe collocarsi nella nuova palestra, polifunzionale, ma risulterebbe decentrata. Una mozione del capogruppo di minoranza Massimo Buzzi nel consiglio di sabato è per mantenere sul territorio comunale il servizio di pediatria e non emigrare a Varsi o altrove. Il bacino di utenza dei pediatri è concentrato più a valle, verso Medesano, Fornovo, la città. L'effetto spopolamento della montagna è evidente, se ne vedono le conseguenze. Fra tanti dubbi e molti forse, l'unica cosa certa è che qualsiasi cosa succeda, Wehr non lascerà mai i suoi piccoli di Varano. Sentiamolo. Sono arrivato qui anche grazie all'intervento assessore per le politiche sociali Alfonso Merosini e il sindaco Luigi Bassi, che insieme con l'ASLA, con il direttore Giovanni Giannini, mi hanno proposto questa struttura, questa zona carente, come un posto dove potevo costruire il mio ambulatorio anche per un futuro. È stato detto che devo andare fuori in un lasso di tempo, un arco di tempo, di tempistica di circa un mezz'anno. Il comune di Varano de' Melegari da solo non ha un bacino di pazienti come numero di bambini sufficiente per far lavorare un ambulatorio pediatrico. È indispensabile avere anche assistiti pazienti da altre zone e soprattutto certamente dalle zone più basse verso Medesano, Fornovo, direzione Parma, perché anche Bore o Bari o Varsi, questi comuni non hanno tanti bambini piccoli. Questa zona è stata
carente da 12 anni. Manterrò sicuramente i ambulatori che ho a Varsi e Bardi e mi sto cercando, organizzando verso la zona Medesano-Fornovo. Sì, mi sono sempre trovato molto bene qui, sia nel comune di Varano Melgari che in tutta la zona Valceno. Porto nel mio cuore soprattutto i piccoli pazienti, i miei pazienti, e non li lascerò assolutamente. Io non vado via, porto i miei piccoli pazienti nel cuore e li porto anche nella nuova sede, che per me poi non cambia molto dove questa sede, giustamente mi sembra giusto di trovarla vicino alla maggioranza dei pazienti. L'amministrazione comunale di Borgotaro, all'interno delle iniziative per la giornata dell'8 marzo, intitolerà una via a Ilaria Alpi e un'altra a Marilisa Verti, entrambe giornaliste impegnate in battaglia in difesa dell'informazione indipendente e libera ed altre cause civili. La cerimonia di intitolazione si terrà nella giornata di domani alle 11 nella sala consiliare e a mezzogiorno in località Bassa Cavanna, dove avverrà lo scoprimento delle targhe nelle due vie individuate proprio a questo proposito. Invece un progetto editoriale in onore di Maria Luigia d'Austria e dei suoi viaggi a Borgotaro sarà presentato sempre domani, però alle ore 17 in sala Imbriani. In qualità di relatori saranno presenti Laura Emanuelli Molinari e Sergio Mussi. Il progetto è inserito nella serie di manifestazioni che si terranno a Parma e in provincia in occasione del bicentenario del suo ingresso a Parma. La cittadinanza è invitata. Montagna 2000, che ha in gestione il servizio idrico integrato per i comuni delle valli del Taro e del Ceno, avvisa gli utenti del pubblico acquedotto di Borgotaro capoluogo che per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica l'erogazione di acqua potabile verrà interrotta domani, sabato 5 marzo, dalle 8.30 alle ore 12 in via Maestri, via Stradella e Traverse. Una volta ripristinato il flusso idrico, Montagna 2000 consiglia agli utenti di eseguire un abbondante flussaggio prima di riprendere il normale consumo al fine di eliminare eventuali impurità o intorbidimenti dovuti ai lavori. Ed ora parliamo di Poste Italiane. I comuni della montagna non ci stanno a che avvenga la consegna della posta giorni alterni e si mobilitano. Sul tema della consegna della posta a giorni alterni da parte delle Poste Italiane ho annunciato che, a seguito di sollecitazioni che vi sono pervenute, abbiamo ritenuto di convocare e di inserire all'ordine del giorno un punto ad hoc nella conferenza unificata del prossimo 24 marzo, proprio per approfondire un tema che sta creando grande apprensione in vaste parti del territorio. Lo ha annunciato il ministro per gli affari regionali Enrico Costa al termine della conferenza Stato-Regioni. In particolare ANCI e UNCE, ma aggiunto il ministro, hanno evidenziato l'esigenza di approfondire la questione e per questa ragione chiederemo ai vertici di Poste di essere presenti per affrontare il tema. L'auspicio è che si possa avviare un tavolo per vedere se sia possibile rimuovere le criticità che stanno emergendo. Così ha concluso Costa. Ringrazio il ministro per aver dato seguito all'impegno che si è assunto con noi, ha affermato l'onorevole Enrico Borghi, presidente dell'UNCEM, ed aver convocato un incontro specifico in sede di conferenza unificata al quale mi ha chiesto di intervenire proprio sul tema della consegna a giorni alterni della corrispondenza e della chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni alla presenza dei vertici di Poste Italiane. Sarò certamente presente e ritengo importante, dice Borghi, che l'esecutivo vi sia attivato formalmente raccogliendo le istanze da tempo avanzate da numerosi territori italiani, non solo montani e rurali, per una modalità di erogazione del servizio che non corrisponde né ai diritti di cittadinanza né all'interesse stesso dell'azienda, che al contrario dovrebbe sfruttare in termini aziendali e industriali la sua caratteristica di capillarità che ne fa un servizio di rete rilevante ed essenziale. Bentrovati, seconda parte delle TG che apriamo da Berceto. Si è conclusa positivamente la trasferta che la delegazione bercetese ha tenuto a New York, facendo così visita agli emigrati d'America. Sentiamo il sindaco. Abbiamo fatto anche quest'anno un viaggio a New York per incontrare i nostri emigrati durante la loro festa.
tra l'altro il prossimo anno sarà il 50° anno della fondazione di questa associazione di Bercetesi, senza tenere presente però che una compagnia delle opere per i Bercetesi era iniziata a fine 800, quindi sarebbero molto molto più anni che l'organizzazione dei Bercetesi a New York opera, e opera per aiutarsi tra di loro, ma opera anche per aiutare il Berceto. Si può ricordare infatti che già nel 1921, dopo l'uccisione di Palmira Magri, questa compagnia dei Bercetesi a New York aveva mandato un'ingente risorsa alla famiglia di Palmira Magri per permettere di far studiare i figli e mantenerli, visto che era stata uccisa dai fascisti la mamma. E è una fondazione che, come dicevo, opera tra di loro, quindi un modo per tenersi frequentati a New York, che ovviamente è una città molto vasta e non hanno occasione di vedersi spesso, e quindi l'occasione è anche questa festa. C'è molto entusiasmo proprio per la presenza e l'attenzione che l'amministrazione comunale di Berceto riversa verso questi emigranti, verso il loro lavoro, il loro impegno, quello che hanno fatto in passato. Oggi può sembrare qualche cosa di anacronistico, ma va tenuto presente che nei decenni passati Berceto, il comune di Berceto, ha potuto progredire grazie alle rimesse di questi migranti che hanno permesso alle loro famiglie che rimanevano nel nostro comune un certo aiuto economico e anche un miglioramento delle proprie abitazioni e delle proprie attività, quindi un legame stretto che continua anche oggi con l'aiuto verso la casa di riposo. E anche qua va ricordato che quando c'era il sindaco Cavazzini che aveva deciso di costruire la casa di riposo, le rimesse e gli aiuti degli emigranti erano state fondamentali. Un viaggio quindi sempre utile per l'amministrazione comunale di Berceto, anche per raccogliere questo legame che tiene uniti ancora i nostri emigranti alle loro terre. Purtroppo c'è da constatare che anche loro sono sempre più anziani ed è difficile tenere il rapporto con i giovani, anche se grazie all'assessore Iesoni c'è molta attenzione verso gli emigranti e ogni estate viene fatta la festa, che è stata ripristinata dal 2009. New York riversa sempre delle sorprese e anche lo stimolo per fare tante cose. È un po' considerata la capitale del mondo, quindi si vedono cose nuove che poi sarebbe necessario tenerle presenti in quelle che sono lo sviluppo del comune di Berceto. Cercheremo di farlo. Dicevo che c'è stata una festa molto bella, come del resto è bella ogni anno. Quest'anno poi è stata molto più partecipata anche degli anni scorsi, sono venute persone anche di altri comuni limitrofi a Berceto. È stata anche l'occasione per informare i nostri migranti su alcune cose che hanno suscitato molto interesse, come la definizione e il riconoscimento dell'UNESCO per il nostro territorio, il territorio del Parco Nazionale, e anche il riconoscimento per la città di Parma sull'alimentazione. Infatti l'alimentazione è una delle cose più importanti, c'è una forte economia tra l'Italia e gli Stati Uniti e sono veramente tanti i ristoranti di origine italiana a New York che sono di moda e sono frequentati. Tra l'altro abbiamo avuto occasione anche di andare in uno dei ristoranti aperto dalla Barilla, che è molto frequentato, in una posizione eccezionale. E quindi ci fa piacere avere questi rapporti, ma soprattutto ci farebbe piacere riuscire a mettere in pratica, e cercheremo di impegnarci al massimo, quelli che sono stati degli stimoli da parte dei nostri migranti e da parte della società di New York, che potremmo anche cercare di copiare per il nostro comune.
L'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Borgo Taro, organizza per domani alle 10 in sala Imbriani, nella sala del piano terra della società, in via Corridoni, l'assemblea congressuale della sezione, dove verrà illustrato e discusso un nutrito ordine del giorno e tutti i soci sono invitati. E con il prossimo servizio parliamo di una escursione ciaspolata in notturna a Pianelletto, Monte Barigazzo. L'Associazione Guide Ambientali e Escursionistiche Valtaro e Valceno organizza per la giornata di domani un'escursione ciaspolata in notturna a Pianelletto Monte Barigazzo. Sfruttando la luna piena prevista si partirà con o senza ciaspole in base al meteo per un'esperienza davvero unica. Gli escursionisti si porteranno prima del tramonto in località Pianelletto, da qui intraprenderanno il sentiero che porta prima alla baita del Monte Barigazzo per poi salire sino alla panoramica vetta tramite un semplice percorso adatto a tutti. Da qui rientreranno tramite un nuovo percorso, questa volta ad anello, attraverso il sentiero della Resistenza che dal Monte Barigazzo porta verso il Monte La Tagliata. In caso di neve l'escursione verrà trasformata in ciaspolata. Una notizia veloce di sport, rinviata per maltempo sabato scorso, la prima giornata di campionato Olimpia 2008 a 7 giocatori, undicesimo trofeo Tommy, seconda fase play-off, dove i piccoli del Bardi avrebbero dovuto affrontare fuori casa il campo comunale di Sala Baganza, proprio il Sala Baganza. Domani si riparte sperando nella clemenza di questo tempo davvero pazzo. Alle 17.15 al campo sportivo di Fognano a Parma i Leoni della Valceno incontreranno nella terza giornata lo Juventus Club. Le previsioni del tempo per domani, sabato 5 marzo, avremo coperto o molto nuvoloso con piogge al mattino e in estensione al pomeriggio. Temperature minime in risalita, valori tra 4 e 7 gradi, in discesa invece le massime tra 11 e 14 gradi, venti sui rilievi moderati o forti. La programmazione serale della nostra emittente si apre alle 20.35 con Salute e Società, prosegue alle 21 con Video Station, alle 22 il TG22.30 Ballo che sballo in TV. Bene, mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. A domani con l'informazione. Arrivederci.